Oh, ciao, ciao ragazzi, volevo salutarvi, sera, fatta sera, finalmente a casa mia e ovviamente quando arrivi a casa mia porto i cani a fare il loro giretto e sono stati giorni molto intensi, un po' come tutte le gare, ancora di più Monza e volevo intanto ringraziare tutti coloro che ho incontrato, abbiamo incontrato già da mercoledì con i primi appuntamenti in piazza Milano e poi ovviamente tutto il weekend, chi in pista, chi per strada, chi sui social, insomma tutti, tutti, tutti. E tanto camminiamo, anche se la luce cambia, chi se ne frega. Adesso, così, ma che bella luce che c'è dietro, questo cielo milanese che si è tinto di rosso. Allora, che gara è stata? È stata una gara, un weekend molto particolare. La McLaren poteva, forse doveva, fare un sol boccone degli avversari. Perde un'altra occasione la McLaren, nonostante in questo momento sia assolutamente favorita per il campionato costruttori, e stando così le cose, rimette in qualche modo, ma io lo dico da tempo, poi la gente. Voi non ci credete, però comunque il mondiale piloti, secondo me, è tutto sommato ancora giocabile, almeno fin quando la matematica darà la possibilità di giocarselo, credo che sarà giocabile, no? Perché arrendersi? Certo è che in questo momento, dal mio punto di vista, Norris non merita. Non merita. E McLaren non merita di lottare per il mondiale piloti. Assolutamente merita il mondiale costruttori perché è la miglior macchina, il lavoro fatto è eccezionale, però non merita di vincere questo mondiale piloti. Poi sarà bello se lo terrà aperto, sarà bello se lo meriterà un po' di più, perché tante, troppe le occasioni perse. Potremmo fare la conta dei punti persi e secondo me il cane abbaia. Ehi, zai! Zai! Andiamo! Se facciamo la conta, credo che sono un bel po' di punti. Intanto Norris, se vogliamo, gliene mancano 10, 7 d'Ungheria, teniamoli in mente questi 10 e 3 nella gara di oggi. O due forse, forse 9 perché due ha fatto il giro veloce. Però le parole di giovedì anche di Piastri, poi arrivo ovviamente alla vittoria di Leclerc. Le parole di giovedì, ma credo che questo sia un preambolo giusto per arrivare alla vittoria di Leclerc. Le parole di giovedì di Oscar, che ha detto io corro per vincere, poi se la squadra me lo chiederà darò una mano a Lando. Le parole di Lando, io lotto per il mondiale. Ecco, poi vai in gara, fai una qualifica dove secondo me è una prima fila molto di macchina. Credo che dei grandi qualificatori come Charles, come Lewis, o che ha mancato la pole per quell'errore che ha fatto, forse sarebbero stati ancora più avanti come vantaggio. Però sicuramente un dominio di macchina relativo perché il vantaggio era minimo, ma quando fai 1-2 in qualifica vuol dire che hai un dominio di macchina. Ma poi tu come fai? Passata la prima variante, non aver dato un ordine a Piastri e a Norris di congelare le posizioni. Perché Piastri ha attaccato pesantemente Norris, ma l'ha fatto con un super sorpasso, super, super. Su questo non c'è niente da dire. Però Norris deve aprire perché sennò finiscono lì entrambi la gara. Norris bravo a tenerla perché sennò la sua gara finisce lì. E Norris però così perde la posizione su Leclerc. Si complica a quel punto la strategia McLaren. La strategia McLaren era semplice. Va Norris davanti, Piastri difende un po' le spalle, consente a Norris di allungare un po' e poi si vede. Così facendo, invece, hai aperto la possibilità a Ferrari di stare lì. Ferrari, però, non è che ha avuto un regalo.
si è trovata poi in una condizione molto competitiva, soprattutto nello stint con la gomma più dura, nel quale ha avuto minor graining, gestione migliore dell'anteriore sinistra, che gli ha consentito di pensare di fare quella splendida follia che ha fatto. Quella splendida follia che ha fatto è stata ulteriormente aiutata dalla McLaren. Poi magari McLaren sarebbe stata obbligata, ma nel momento in cui tu fermi Norris e chiedi a Oscar, Oscar, riesci ad andare fino in fondo con questa gomma? E lui risponde, no, credo di no, ma gli devi dare un quadro più completo. No, guarda, perché il dubbio che Ferrari possa farlo dietro ce l'abbiamo. E allora, dato il quadro più completo, forse Oscar dice ok. Ma non era Oscar Piastri che doveva vedere il quadro, era la McLaren. La McLaren aveva tutto il tempo di questo mondo per aspettare la mossa Ferrari. Nel momento in cui la Ferrari andava a fare il secondo pit stop, ti fermavi anche con Piastri a quel punto. Avesse fatto il secondo pit stop, la Ferrari finiva dietro a Norris, ma soprattutto ti tenevi Piastri là finché non ci fosse stato il pit stop della Ferrari. Decidono, da quello che mi hanno detto, di fermare Oscar Piastri. Perché? Perché se no Lando Norris gli faceva undercut, quindi un garage, lato garage Piastri contro lato garage Norris. E questo è incredibile, come se per la grandezza e la forza che hanno raggiunto, ok, gli avversari quasi non esistono. Sottovalutazione, sportivamente parlando, mortale e geniale follia da parte della Ferrari. Sainz, Piastri e Norris sono riusciti a rimontarlo, ma Leclerc no. Mai forse avrebbero pensato che Leclerc, che è stato il primo poi a fermarsi, potesse far durare la gomma così tanto. Poi non sappiamo, Piastri fosse rimasto al suo posto, avrebbe vinto oppure no. Però detto tutto questo, la McLaren ha veramente fatto tanti errori. Mentre la Ferrari, come in Olanda, ma là parlavamo di una magia, dicevamo la magia dovremmo associarla solo a una vittoria. Beh, allora questa volta parliamo assolutamente di magia. Parliamo assolutamente di magia da parte della Ferrari. Una magia concreta, una magia di una strategia perfetta, una magia messa in mano a un pilota che l'ha portata fino in fondo, grazie anche all'aiuto di Carlos Sainz che si è messo a disposizione, e una qualità di guida, di gestione della gomma da parte di Leclerc immense, immense. Tutto questo quindi ha portato Charles Leclerc a vincere per la seconda volta a Monza, a vincere per la settima volta in carriera come Arnoux. E certo è che ogni tanto ci potrebbe vincere delle gare senza farci morire con più margine. Allora, se riassumiamo un attimo, ha vinto in Belgio e là operazione fantastica da parte di Sebastian Vettel nell'aiutarlo con Hamilton, ha vinto a Monza e lì battaglia prima con Hamilton poi con Bottas fino alla fine, ha vinto in Austria con il problema, cosa aveva lì, il freno, pedale del freno lungo, e quindi Verstappen che stava tornando su, e siamo arrivati a 3. Ha vinto la quarta, quarta dove? Adesso mi sto perdendo il conto. Ah, ha vinto la quarta in Bahrain di forza, però con il ritiro di Max Verstappen. Poi ha vinto in Austria. No, quella l'ho già contata, in Australia, ecco, Australia ha vinto di forza, poi ha vinto a Monaco, anche lì, ok, che era secondo me una vittoria scontata, ma sapendo le sue sfighe a Monaco non lo era, e poi rivince a Monza con questo finale. Però, che dire, lavoro eccezionale di tutta la squadra, pit stop ottimi, perfetti. Una giornata in cui, ad esempio, un weekend in cui, ad esempio, questa volta non solo la Red Bull, che sei gare che non vince, è sicuramente in crisi, ma è anche un Verstappen più spento, tanto che Perez è stato mediamente lì a fare gara con lui, rispetto alle precedenti gare.
Verstappen che poi si è aperto via radio dicendo: ok, no, magari non è bello da dire, ma quelli a casa si devono svegliare. E quindi tanto merito alla Ferrari, tanto merito alla scelta della strategia, tanto merito alla gestione del muretto box, tantissimo merito nella gestione della guida di Leclerc, merito in quello che ha fatto Sainz, demerito invece da parte della McLaren, demerito di Russell, troppo aggressivo al via, e sarebbe stato un problema ovviamente per la Ferrari averlo davanti da superare, almeno inizialmente, cambiava la gara ovviamente. Hamilton ha fatto una gara che là è partito più o meno, là è rimasto, quindi bello. Bello, devo dire, emozionante. Mi ha scritto, non dico chi, ma un ingegnere italiano che lavora in un team inglese. E credo che sia stato il miglior messaggio che ha scritto: ma che ne sanno gli inglesi? Nel senso che da casa ha seguito la gara su Sky, poi ha visto tutta quella festa alla fine. È un po' insomma, Monza si discute sul. Adesso hanno fatto un ottimo lavoro l'asfalto, la viabilità interna, adesso bisognerà lavorare sulle tribune, si discute sul fatto che è una struttura vecchia, quello che vuoi, però quando c'è quello che vediamo a Monza vuol dire che c'è lì la storia, c'è la passione, c'è l'emozione, c'è la Formula 1, la storia della Formula 1 che emerge. E c'è un solo pilota, mi sembra, Scheckter nel 79 quando ha vinto il mondiale, che per la Ferrari ha vinto nello stesso anno Monza e Monaco, come ha fatto Leclerc. Vabbè, sono numeri e statistiche che assolutamente contano poco. Ferrari si rimette in corsa per il Mondiale Costruttori? Nì, nel senso che pensarci sarebbe deleterio. Così come avevamo detto dopo Monaco, pensare ai mondiali è deleterio, e lo è stato. 0 punti in Canada su una pista favorevole. Adesso si va a Baku su una pista teoricamente favorevole, ma se ci si mette in testa di lottare per i mondiali diventa deleterio. Bisogna pensare tappa per tappa, poi quel che viene viene. Poi, altro che vorrei sottolineare in questa giornata, è stato un weekend storico per l'Italia, c'è un 18enne che guiderà per la Mercedes, scelto, qualcuno l'ha detto sopravvalutato, troppo presto. Io credo che quando la decisione arriva da un team che ha vinto 8 mondiali costruttori, 7 piloti negli ultimi 10 anni, valutato da Toto Wolff, credo che chi parla magari avrà ragione, il tempo magari gli darà ragione, ma parla contro la decisione di chi ha dominato negli ultimi 10 anni. Poi, Colapinto ha fatto la sua gara, non ha fatto danni. Kimi, secondo me, Antonelli ha sbagliato approccio alla sessione di prove libere, non aveva nulla da dimostrare. E se passi 12 km/h più veloce all'Ascari vuol dire che vuoi far vedere che. Ma non c'è bisogno di questo. Credo che però questo gli serva più da lezione che non aver fatto una buona sessione di prove libere. Colapinto, bravo, ha fatto il suo, non ha sbattuto. Un weekend non facilissimo poi alla fine per la Williams. Quindi voglio sottolineare poi nel finale il weekend che è stato per tanto tanto emozionante. La gara di Formula 3, se non l'avete vista, vi consiglio, mentre passa un aereo, chissà magari di un pilota che parte per tornare a casa, il mio cane abbaia. Vi consiglio di guardare, riguardare la gara di Formula 3. Voglio fare i complimenti a tutte e due, è chiaro che c'è un vincente e uno sconfitto, un campione e uno che arriva secondo, questa è la storia dello sport, quando c'è solo un primo posto, però io voglio fare i complimenti a tutti e due i nostri italiani, a Gabriele Mini, che è arrivato secondo, ma ci ha cercato di far tutto perfetto nell'ultima gara, e a Leonardo Fornaroli, che ha vinto il campionato. Leonardo, per me è stata una grandissima sorpresa, per approccio, per mentalità, per la crescita, per la dedizione che ci ha messo. Non pensavo potesse elevarsi a questi livelli di concentrazione, di forza mentale e di capacità di saper gestire i momenti, perché quando vinci un campionato senza aver vinto una gara, ma sempre costante nelle primissime posizioni, vuol dire che sei uno che ha la testa giusta. Bellissimo campionato, per loro adesso il salto in Formula 2, e quindi ce li godremo e li seguiremo. Attenzione anche
verrà su anche Badoer, il figlio di Luca Badoer, e vedremo, dai, per quello c'è tempo, ma li seguiamo e li viviamo. Godiamoci il momento della Formula 1, indipendentemente dall'emozione per chi è tifoso Ferrari, della vittoria di Leclerc, perché è da un po' di gare che, insomma, tutto è scritto, ma nulla è deciso. Sembra tutto scontato, ma poi abbiamo delle gare fantastiche. Quindi è un momento straordinario alla Formula 1. Mi spiace che cambieranno i regolamenti tra 2 anni. Se si potesse tornare indietro, credo che lo farebbero tutti, ma per dare possibilità Audi di entrare è stato cambiato il regolamento sui motori, purtroppo anche sulle macchine. Spero che tornino indietro sul fare 50-50 di endotermico ibrido, perché sarebbe un po' folle e un po' troppo, soprattutto se vai con carburanti ecosostenibili, un po' troppo. Va bene, comunque questi sono altri discorsi. Bello tutto davvero. Quando vivi emozioni così a casa nostra, ti senti privilegiato, fortunato di poter essere lì a viverli, di poter esserci, di poter avere cose belle da condividere con amici, con chiunque si conosca. E bello, 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 bello. Voglio ringraziare soprattutto un amico, Alberto Tomba, per un messaggio che mi è arrivato fine gara. Lui che è esperto nel far emozionare, far piangere gli italiani per quelle sue grandi imprese, mi ha scritto che si è emozionato oggi. È bello, grande Alberto, numero 1. Bene, dai, ci siamo. Non so cosa ho detto di tanto importante, ma chi se ne frega. Sto portando giù i cani a fare un giretto, perché questa è la vita. La vita, si esce da Monza, quella emozione unica, e poi si vive l'emozione della propria vita, nella quotidianità della propria vita. Ciao, un mega abbraccio a tutti e ci vediamo per Baku, magari un po' prima, dai, facciamo qualche analisi.